Qualcuno lo conosce questo posto, vista questa foto lo sa riconoscere? Siamo a Celje Mezzapica e siamo in una città in provincia di Brindisi, tra Taranto e Brindisi. E questo è il cartello che ho visto all'ingresso quando mi hanno chiamato questi farmacisti e ho preso l'aereo, affittato la macchina, ho attraversato questa campagna, no, un po' desolata, e sono arrivato in questo posto che non conoscevo. In questo posto ho trovato 4 farmacie, adesso sono 5, ne è aperta una di concorso. E 4 farmacie che si rivolgono alle stesse persone, sono 20.000 abitanti, 5 farmacie che si propongono nello stesso modo a un bacino d'utenza che è il paese, una realtà che conoscete molto bene. Questa farmacia però è un po' speciale perché nasce nel 1914 della prima di Celje Mezzapica ed è questa è la farmacia che io ho incontrato, fondata nel 1914, siamo nel centro storico, una via che è diventata pedonale e che ha un fatturato in discesa. Negli anni si è ridotto e oggi siamo a 600.000 euro, però c'è una bella storia dietro, no? È stata la prima, c'è una famiglia, c'è un nonno, c'è oggi una farmacista di 28 anni che ha voglia di fare. E allora la prima idea è bisogna muoversi, bisogna fare qualcosa, ma come farlo? Intanto trasferirsi, ed è il motivo per cui io sono andato là. Mi hanno chiamato e mi hanno indicato che forse c'era un'opportunità di passare da un centro pedonale a trasferirsi all'esterno in una zona dove c'era più movimento, sono solo 700 metri, però si poteva iniziare a fare dei ragionamenti diversi, anche perché c'era uno spazio diverso, lo spazio è importante, questi sono 250 metri quadri, siamo vicino a una via di alta percorrenza che comunque cambia completamente lo scenario. Poi io sinceramente non mi sono innamorato tanto di questo posto quando sono arrivato, c'era un cartello, appunto quello che avete visto è uno che adesso hanno fatto nuovo, ma ce n'era uno tutto un pochino rotto e che diceva di questo paese dove c'era una cultura della gastronomia, io però non l'avevo capito molto bene. Sedendomi a tavola con il dottore e con la dottoressa ho compreso che invece era un posto speciale, perché in Italia ne abbiamo tanti di posti speciali, e ho compreso nel raccolto che 10 su 12 licei erano istituti alberghieri, che c'erano degli chef stellati qui a Celje Mezzapica. E poi parlando con Marianna Ricci, la titolare adesso di questa nuova farmacia che si è trasferita, ho compreso anche che c'erano delle cose di un territorio molto speciale. C'era un orto, me l'ha chiamato un orto magico, io ho alzato gli occhi quando ho sentito orto magico, ho le orecchie ho teso, un magico, perché in realtà gli ho detto ma dove lo trovo sto orto magico? Ma in realtà non ha un sito, non ha niente, lo puoi trovare solo su Facebook, no? Lì lo trovi. E cosa c'è? In realtà lo seguono in tantissimi e in questo orto speciale ci sono prodotti che vengono coltivati rari da tutto il mondo, dalle patate vitellotte al basilico rosso alle patate striate, veramente delle cose che non conoscevo. E quindi ho messo tutti insieme, li ho messi io questi ingredienti, ne ho parlato, abbiamo condiviso questa speciale pranzo nell'osteria pugliese e c'erano tutti gli ingredienti del successo. In realtà c'era un posto eccellenza per l'enogastronomia, c'erano le scuole, c'era l'orto magico, c'erano gli chef stellati, come trasformarli in una storia di successo. E quindi iniziamo a lavorare, così facciamo in Sartoretto Verna, pensiamo, ragioniamo, condividiamo e cerchiamo di tirare fuori dal territorio, no, quelli che sono i valori. È bello pensare a un'Italia che crede nel territorio e si fa con le farmacie anche bandiera dei tanti valori che abbiamo. E quindi abbiamo iniziato a lavorare, nasce un nuovo progetto, nasce la farmacia Ricci, nasce il cibo e salute, questa è la bandiera da cui siamo partiti a ragionare, questo è il logo della nuova farmacia Ricci. Cibo, salute e ripartire dal territorio, alla conquista del mondo, perché no? Perché una farmacia non può conquistare un territorio che è oltre la pianta organica? Certo, vediamo se è possibile. Allora abbiamo fatto un piano di espansione a 5 anni, perché non si fanno le cose da un giorno all'altro, quelle sono barzellette. Allora abbiamo detto potremmo collegarci appunto al territorio, l'idea del cibo, potremmo collegarci all'educazione, sarebbe così bello coinvolgere le scuole, fare in modo che il cibo e la salute diventassero un percorso convergente. Allora ristoranti con cibi migliori e farmacie che discutono di cibo, lo sappiamo, no? Quanto è importante.
Perché un testimonial non può portare il nostro progetto nel mondo? Lui è già famoso, però potrebbe diventarlo ancora di più, no? Portando comunque il collegamento alla salute, no? Un cibo buono, ma un cibo sano, pensato in collegamento con una farmacia. E poi perché invece questi ingredienti del territorio non li possiamo trasformare in prodotti unici? E allora private label, perché no? No? Trasformare ingredienti originali in prodotti che possono avere una loro storia, e questo abbiamo fatto, e abbiamo cominciato su questa bandiera, su quel logo, il logo è una bandiera ma è una direzione, a costruirne un design, perché poi la farmacia è un luogo dove queste promesse io le devo ritrovare all'interno, e questa è stata la proposta che poi pian piano si è concretizzata, quindi un luogo speciale con un racconto speciale all'interno, la comunicazione, gli spazi, i servizi devono raccontare quella che è la missione, quindi il cibo è salute. E ci sono spazi per incontrare gli studenti, per provarli questi cibi, per degustarli insieme, per venire felici in un luogo come questo. E in queste immagini raccontiamo il territorio. C'è poco a Celje, spero che qualcuno non si offenderà sentendo queste parole. Io non ho trovato tanto, ma quel poco è importante per i celiesi. E quindi ritrovarlo in questo luogo è un orgoglio per quel territorio. La farmacia del 1914 è la prima, questa è la farmacia di Celje, ripartiamo dal territorio. E questa è un'altra immagine. Siamo andati avanti con la realizzazione, questo è quanto è stato fatto, non sono immagini di mesi fa, è stata inaugurata 2 settimane fa, vi racconto storie recenti, c'è stato un pensiero prima, queste sono alcune slide, vado veloce, la comunicazione segue questo progetto e dopo un secolo cambia sede la storica farmacia, questo è il giornale di Brindisi. C'è stata un'inaugurazione, questa è la dottoressa, abbiamo cominciato a utilizzare il bar. Quindi questo è il nostro modo di lavorare, questo è il nostro modo di concepire in farmacia e di raccontare il territorio. Il nostro modo di fare storytelling ha un unico segreto, conoscere sempre meglio la professione del farmacista.